Buonasera, buonasera e ben ritrovati con Pazzi di Rugby. E buonasera Gianluigi. Buonasera. Ciao. Buonasera a Stefano Migliorati. Buonasera. Buonasera ai nostri ospiti. Allora, buonasera a Riccardo Ambrosi. Buonasera. Buonasera e a Giancarlo Meriti. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Allora, abbiamo una puntata veramente ricchissima e salutiamo anche Raffaella Fiorerosso che invece è in collegamento con noi. Eccola qua. Ciao Raffaella. La sentiamo? No, non la stiamo sentendo, di la verità. Si è già bloccata. Vabbè, la recuperiamo. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarla. Noi non ti sentiamo. Io vedo che tu ci stai sentendo, ma noi non ti sentiamo. In ogni caso, appena riusciamo, ci ricolleghiamo con Torino. Allora, Gianluigi, sei ancora in parrucca blu? Sono ancora in parrucca blu perché sono qua ad amplificare un'iniziativa che i Pazzi di Rugby sostengono alla grande con gli amici dell'associazione Autismo Insieme. È una mostra di dipinti che è esposta al castello di Desenzano del Garda dal 18 aprile al 3 maggio, è aperta tutti i giorni, ingresso libero, è una mostra che ha fatto dei bambini autistici. Okay. Mi richiamo, se no non li sento. Allora, sì, stiamo sentendo le voci, scusa che vi interrompo. Stavo sentendo. Raffaella, ci senti? Adesso sì, prima vi vedevo ma non vi sentivo. Ciao, buona serata anche a te. Ciao. Raffaella ci segue da Torino. Allora, visto che abbiamo un po' il collegamento ballerino, Gianluigi, io darei la precedenza a Raffaella per capire un attimo per questo collegamento. Raffaella, qual è la tua... Innanzitutto cosa Dimmi fai tu. A Torino? Raccontaci cosa fai a Torino innanzitutto. Torino fuori... Io di nuovo ho perso l'audio vostro, no? Ve lo dico così per curiosità, eh? Io a Torino... Per lavoro faccio le fiere, vendo cioccolato e caramelle. E invece per diletto ho conosciuto il rugby un anno fa e poi ho letto su Facebook della partita del cuore che organizzava Gianluigi con i Pazzi di Rugby a Calvisano, a luglio mi sembra, e allora sono andata con all'epoca la mia squadra femminile. Siamo andate in 5 a giocare con lui. Poi siamo rimasti in contatto perché comunque è una persona stupenda e le sue iniziative sono molto belle e da lì sono entrata anche nei Pazzi di Rugby. Quindi di lavoro vendi, però fai un bellissimo lavoro, vendi. Se voi mi sentite, ma io non vi sento, così non ci senti? Ai ai. Allora vediamo se riusciamo a fatemi un cenno con le mani se voi mi sentite. Sì, ti sentiamo. Voi mi sentite, ok. Io no, quindi vado in punto. Mi faccio le domande e mi do le risposte, allora. Va bene. Allora, vediamo se poi... E quindi niente, ho conosciuto i Pazzi di Rugby con quella. Torino adesso gioco con i maschi, gioco con i rinoceronti di Grugliasco. E la mia squadra femminile invece sono le Randagie, che è praticamente questa squadra di franchigie italiane, che si uniscono quando non hanno una squadra di appartenenza e fanno i tornei. Un'iniziativa molto bella, si conoscono persone stupende, altre che sono anche state già ospiti vostri, tipo Raffaella di Milano. E niente, vi risponderei a qualche domanda se le sentissi. Ma allora, vediamo se riusciamo a metterti di che in... Cosa allora, possiamo Mattia, chiedere. Riprendi un attimo la linea di Raffaella, vediamo se riusciamo magari a interagire con lei, noi intanto andiamo avanti. Se riusciamo molto volentieri, diversamente insomma ci siamo fatti spiegare appunto il suo bel lavoro, caramelle e cioccolatini, niente male, e poi appunto e nel mondo del rugby. Il mondo del rugby. Esatto. Allora, ci stavi dicendo Gianluigi che c'è questa mostra a Desenzano del Garda. Desenzano del Garda. Poi vedere la locandina, cioè vedere la locandina così. Il castello di Desenzano del Garda, sì. Location fantastica, c'è la possibilità di visitare al piano terra nei saloni del castello, accesso è gratuito. E c'è l'esposizione di tutti i quadri che hanno fatto i bambini della scuola elementare, sono bambini sia autistici che bambini che convivono all'autismo con un compagno di scuola e hanno riportato le loro emozioni su questi dipinti che sono fantastici. La location è bellissima, è aperta dal 18 di aprile al 3 maggio e vi invito a visitarla perché è veramente bella, merita proprio tantissimo. Beh, diciamo che siamo a Desenzano del Garda, ci sono i ponti pasquali, esatto. I ponti del 1° maggio e quindi c'è... Magari c'è anche l'occasione, essendo sul lago, di
andare a vedere appunto la mostra. Siete già lì probabilmente, quindi spendete qualche minuto perché appunto è davvero molto, è molto affascinante, fatta sempre disegni fatti dai bambini, quindi hanno sempre, sì, hanno esatto, sempre un, sì, un'attenzione, un fascino un po' particolare. Poi sei in blu perché dobbiamo ancora tirare le somme dell'autismo insieme. Esatto. Lo faremo magari la prossima settimana con Eugenio, con Eugenio, esatto, che sarà il nostro ospite la settimana prossima, per capire appunto com'è andata. Sappiamo che è andata benissimo, esatto. Però sì, visto che ci tengono a portiamo farci un po' di risultati, esatto, a portiamo farci conoscere i numeri, perché poi anche quelli hanno la loro importanza, quindi direi di sì. Posso l'ultima iniziativa dei pasti di rugby, sì, il famoso orsetto meta, sì, ti ricordi? Sì. Non l'hai portato però? Non l'ho portato perché fortunatamente sono andati tutti. Adesso ne arriva un'altra partita, ma la cosa bella è che hanno iniziato a ordinarli anche dalla Puglia, da Tricase, ne stanno partendo a 50 alla volta. Sappi che ti facciamo un taglio di capelli se lo porti la prossima, la parrucca diventa metà. Se non porti rosa. E se non porti meta la prossima volta la portiamo. È sempre il famoso discorso che facciamo noi con le nostre iniziative, che parte dal ricavato va in beneficenza. Senti, meta dove lo comprano? Meta lo comprano, lo possono trovare in vari punti vendita qua a Brescia, e gli indirizzi li trovano sulla pagina Facebook dei Pazzi di Rugby oppure sulla pagina Facebook della Tentadora, perché mi ricollego anche a Stefano. L'offerta che abbiamo fatto è l'orsetto meta con la birra. E vai, avete fatto l'orsetto ubriacone? L'orsetto, esatto. La bottiglia nel fiaschetto, nella cosa di carta. L'orsetto ubriacone? No, scherzi. Perché tutto va poi in beneficenza, sia Luca Marzocchi, che è quello che ci ha appoggiato l'iniziativa, e Stefano, come sempre, che lui appoggia le sue iniziative. Vabbè, Stefano appunto, che lo vedete con la Tentadora. Stefano, come sempre, tu... diciamo rosicchi che... parte di quello che incassi, no? Sì, diciamo che sia sempre disponibili per queste iniziative, quindi quando mi chiedono cerco sempre di rispondere in maniera positiva. No, allora, scherzi a parte, positiva. Potete guardare sui social, c'è proprio la foto, non so se poi nel corso della puntata riusciamo a recuperarla, la foto dell'orsetto meta con la bottiglia di birra Tentadora. È molto simpatica anche, fra l'altro, come idea regalo, quindi se qualcuno così volesse fare un regalo in queste festività un pochettino fuori dal solito, potrebbe essere una bella idea, perché esatto, bravissimo. E poi si fa anche un po' di beneficenza. Grande Paolo. Riccarda invece, allora dovete, adesso Riccarda spieghiamo, anzi scusa un secondo Riccarda, così volevo anche capire. Prego. Se Raffaele nel frattempo ci sente. Raffaele, tu riesci a sentirci? Io sento, io vi sento e vi vedo. Perfetto, allora abbiamo ristabilito tutto. Allora, due domande, visto che abbiamo un collegamento un po' ballerino, aspettiamo visto che ci senti. Quindi, prossime tue iniziative con la squadra, hai qualche gara in corso, qualche gara in previsione, qualche torneo? Allora, vabbè, con la maschile facciamo un torneo qua a Torino, che l'11 maggio c'è il torneo dei rinoceronti. E invece poi parteciperò con le Randagge, che è la squadra che mi ha adottato, dove ci sono le franchigie italiane femminile, andiamo a Bergamo, il torneo delle mamme saure il 4, e il 18 ci sarebbe una partita dove hanno invitato le veterans barra Randagge a fare una partita nel profondo nord-ovest, scusami, nel nord-est. Profondo nord-ovest, nel profondo nord-est, sì. Ah, nord-est, quindi dall'altra parte. Nord-est, rispetto a che te. C'è okay. Una finale di campionato maschile, e hanno invitato le veterans, quest'altro gruppo con cui collaboro, barra Randagge, a giocare con loro. Però lì devo capire se tra i vari impegni riesco ad andare, perché ho anche un lavoro ogni tanto. Certo, vabbè, bello, è di caramelle, quindi lo dicevamo. Senti, se nel tragitto nord-ovest, in cui sei nord-est, sì, hai occasione di fermarti a Brescia, siamo più o meno in centro, passa a trovarci, così magari abbiamo una conversazione più agile e più facile, va bene? Ah, dici? Più comoda di così? Più comoda di così, un pochino, non troppo, ma un qualcosa riusciamo a fare. Va bene? Va bene, allora me lo segno.
Va bene, ciao Raffaella, tanti auguri, buona giornata, buona serata. Ciao a tutti, ciao Gianluigi. Ciao, grazie. Allora Riccarda, veniamo a te perché appunto Riccarda e Giancarlo ci vogliono parlare di due iniziative comunque molto belle e anche molto importanti. Giancarla, allora, racconta... Riccarda, scusami, Riccarda Giancarlo, ho fatto un mix. Allora, Riccarda, racconta... sì, infatti, raccontaci un po' che cosa stai facendo. Tu hai, allora, atleta paralimpica, hai seguito le ultime Olimpiadi, ti stai preparando per andare tu a gareggiare... Olimpiadi. Adesso ci provo in un altro modo, le ho seguite perché seguo gli atleti paralimpici da circa 8 anni, quindi con un canale, diciamo un portale, una web tv, Ability Channel, ho fatto le 3 Paralimpiadi, Londra, Sochi e Rio, e quindi intervistando, facendo video, tutte queste cose, questi splendidi atleti. Adesso però sono in commissione paralimpica della FIB, la Federazione Italiana Bocce, e ho iniziato a allenarmi come atleta per la boccia paralimpica, vincendo un argento a Torino e un oro a Milano, Magenta. Complimenti! Quindi insomma, se riuscissi ad andare... Oddio, mi è caduto il microfono, perdonatemi. No, ci si sente, okay. Tranquilla. Se riuscissi ad andare a Tokyo 2020 come atleta, non sarebbe, lo tengo qua, ecco. Grazie. Raccontaci invece la... Non sarebbe male. La boccia paralimpica, quindi disciplina riconosciuta. Sì, sì. E in cosa si differenzia? Allora, diciamo che si differenzia dalle bocce classiche perché è una boccia dedicata... Parliamo del gioco delle bocce, proprio, sì, quello, sì, quello sì, che conosciamo sì, tutti. Però la boccia è dedicata alle disabilità gravi. E quindi dare la possibilità anche a chi è veramente, non dico quasi fermo in carrozzina, ma anche di poter giocare, di poter praticare uno sport e utilizzare lo sport come mezzo, insomma, per riuscire a far qualcosa e a essere degli atleti veri e propri. Quindi si gioca su un campo tirato in palestra, che sia su parquet oppure sintetico, è una boccia di pelle, le disabilità molto gravi hanno un tecnico a disposizione che non guarda il campo ma che può aiutare l'atleta, ci sono vari modi di tirare anche con degli scivoli, con delle bacchette particolari dove l'atleta è proprio, diciamo così, fermo rispetto a come posso essere io non ho tecnico perché riesco comunque a muovermi e a tirare col braccio, quindi è un po' particolare, il regolamento molto molto ferreo, molto molto sentita soprattutto all'estero, ma anche in Italia adesso si sta sviluppando molto bene, ci saranno i campionati italiani a Torino a luglio e in previsione perché appunto è a Tokyo 2020, le bocce saranno a Parigi 2024 ma la boccia è già a Tokyo, quindi insomma abbiamo già un atleta sicuro di andarci, adesso vediamo nelle prossime selezioni chi riuscirà a partecipare. Oltre a quello io seguo anche i bambini amputati cerebrolesi per quel che riguarda la scuola calcio, l'Academy Calcio della FISPES, che è sempre una federazione sportiva del Comitato Italiano Paralimpico, quindi facciamo ogni 2 mesi circa dei raduni dove loro giocano e in teoria vanno per la nazionale, cioè, esiste già la nazionale calcio amputati che quest'anno, a differenza della nostra nazionale vera e propria, è riuscita a fare i mondiali in Messico, quindi insomma siamo orgogliosi anche di quello. Quindi seguo questi bambini che sono spettacolari, come potete immaginarvi. Sono venuta in contatto, conosciuto Gianluigi e tutto il suo gruppo, rugbisti che ho già come amici, anche a Rio l'ho fatta insieme allo chef Rubio e quindi tanta altra gente. Poi i rugbisti sono molto bravi dal punto di vista sociale, sono molto generosi. Terzo tempo, esatto. Quindi insomma siamo in contatto da parecchio tempo, anche perché ho fatto una onlus a Iseo che cerca di aiutare, diciamo, di mettere a punto dei centri sportivi per favorire lo sport nelle persone disabili, come fa anche Giancarlo e tutti noi. Insomma, alla fine siamo tante piccole realtà che però, insomma, lo scopo unico è quello di mettere insieme tutti e di favorire le persone, di farli uscire di casa, insomma, di fargli fare qualcosa. Poi c'è chi arriva a livelli alti e chi no, ma quello non è importante. L'importante è che si esca, ci si diverta. Quindi in Gianluigi ho sempre un punto d'appoggio, anche in Stefano e tutto. Quando c'è qualcosa da fare, loro sono sempre pronti, mi danno una mano e io
insomma, piacere. Con piacere cerco di fare il contrario. Comunque è bella questo... questa cosa del mirare alle Olimpiadi. Non ci riuscirò mai, Paolo, però, perché c'è gente molto più brava di me, io è poco che mi alleno. Io, guarda, è poco che mi alleno, vado a Milano ad allenarmi, quindi insomma, pesante anche per me, però ho trovato una squadra molto buona di Milano, ci provo in tutti i modi, come quando faccio le cose, ci metto il cuore, quindi vediamo, vediamo cosa succederà. Questo ha già un gran valore. Giancarlo, visto che diceva appunto Riccarda, siete tante realtà che però cioè, stanno remando nella stessa direzione, e per quanto ti riguarda invece c'è un'iniziativa che è qua alle porte da 14 anni, questo è il 14° anno, vero, dell'Embike nazionale. Però faccio solo una premessa, è vero che ci accomuna visivamente, sembra una carrozzina, ma in realtà è l'amore per lo sport, e io sono uno dei sostenitori, ma anche Riccarda, seppur la conosco da poco, che una persona con una disabilità deve comunque cimentarsi e avere l'opportunità di praticare sport, qualsiasi sport. Io l'ho cominciato a 20 anni, sono stato fortunato, uno dei vari pionieri, ho avuto modo di provarne diversi, dal tennis in carrozzina, altri, la canoa, il basket e così via. Adesso l'ultimo che sto facendo è l'handbike, che è quella particolare bicicletta che si spinge con la forza delle braccia. Da quando ho cominciato, quindi 14 anni fa, io ho sempre pensato di promuoverla anche nel mio territorio, e quindi ad Esenzano del Garda ho organizzato una manifestazione. Ecco qua, stiamo vedendo sempre l'edizione, alcune immagini che abbiamo recuperato su YouTube grazie comunque a un fan, non so, probabilmente qualcuno che ha seguito questa manifestazione lo scorso anno, che vi ha seguito, che ha pubblicato queste immagini dell'edizione del 2018 di questa corsa. Esatto, è una manifestazione dove praticamente coinvolge anche emotivamente moltissima gente, se volete c'è anche molta gente. Questa non è neanche la zona principale, perché parte proprio dal centro di Desenzano e c'è un circuito che arriva sino al Lido di Lonato, e in questo circuito deve essere fatto minimo 7 volte per una distanza di 42 chilometri. Quello che volevo dire è che l'amministrazione comunale, che devo ringraziare, ci ospita e ci dà l'opportunità di chiudere per una domenica mattina, perché il traffico è completamente chiuso al traffico, il percorso è completamente chiuso al traffico e possiamo gareggiare in autonomia e sicurezza. Anche l'assessore allo sport, Francesca Cerini, che ci sostiene, e noi abbiamo conosciuto i pazzi di rugby, perché per organizzare questa manifestazione c'è bisogno di tantissimi volontari che sono sia lungo il percorso ma anche per un secondo terzo tempo che viene eseguito, che viene fatto presso l'Istituto dei Padri Rogazionisti di Desenzano, dove tutti insieme, l'anno scorso avevamo più di 400 persone, mangeremo uno spiedo alla bresciana. Voglio solo specificare come tipo di sport, che questo è uno sport molto faticoso, ma immagino, abbiamo visto l'immagine, lo spiedo, che mette non soltanto lo spiedo ma anche gareggiare per 42 chilometri. Considerate che le prime persone che completano questo percorso lo completano in 1 ora e 5 minuti, o anche 58 minuti come è stato 58 minuti come era stato 2 anni fa. E ognuno si può esprimere all'interno di questo percorso, perché noi, pur avendo disabilità varie, nella classifica, essendo una gara nazionale, ci sono 5 categorie di disabilità, quindi ognuno esprime la propria potenza e la propria capacità all'interno di questo percorso. Quindi dopo 1 ora di gara la gara viene fermata, vengono presi i tempi di tutte le persone e viene stilata la classifica. L'anno scorso avevamo tantissima gente a vedere, anche molti stranieri che si sono fermati e sono scesi dal battello, perché eravamo proprio davanti all'imbarcadero e si sono appassionati a questa manifestazione. Beh, molto bella, l'avevo vista, sono delle immagini, poi come dicevi è abbastanza impegnativa, cioè faticosa, cioè io, con le braccia. Io Paolo ho provato a fare 500 metri, insomma 42 chilometri, non so come facciano. È veramente una cosa incredibile. Quanto ci si allena per fare un percorso di questo allora, genere? Diciamo, io devo ammettere che adesso un anno per vari problemi che proprio non vado, però diciamo quasi tutti i giorni bisogna andare e fare almeno 60-70 km.
Io tutti i giorni 60-70 km? Bisogna tenersi allenati molto, perché bisogna essere molto agili, è una bicicletta che non perdona, cioè quando se non riesci ad allenare non solo le braccia ma anche la respirazione, certo. Se sei anche aiutato, adesso le prime persone di ogni categoria sono tutte seguite da preparatori. Zanardi ne è esperienza, però pensiamo a molti altri. A Desenzano arrivano tutti i paralimpici, potrei mettere un nome, Francesca Porcellato, la più famosa, che peraltro abita nelle nostre zone. Ma bisogna fare palestra, bisogna allenarsi, bisogna uscire, poi anche fare lunghi percorsi. Beh, effetti, abbiamo visto. Guardate che tutti... Sì. Cioè, diciamo che per fare 42 km bisogna essere in grado di farne molti di più. Perché questi sono fatti proprio a tutta, e quindi io diciamo vado molto anche sulle piste ciclabili. Uno dei miei allenamenti è partito da Desenzano, vado a Mantova, mi fermo a Piazza Sordello, mi prendo un caffè e torno a casa. E sono circa 120 km, 130. Ma tutti gli sport a livello paralimpico, questi livelli hanno allenamento, perché anche noi sul lago, appunto, con tutti in acqua, Ollus, che usciamo in canoa, barca a vela, così, però si fanno i chilometri e chilometri se vuoi arrivare, cioè si è atleti a tutti gli effetti, il fisico, esatto, si è professionisti a tutti i livelli anche. Allora ricordiamo, questo è il 14° meeting del Garda, 26 maggio 2019, partenza 8:30? No, il ritrovo sì alle 8:30, però siccome siamo in parecchi la gara è divisa in due parti, una partirà alle ore 9 e una partirà un quarto alle 11, alle 10:45, questo perché davvero l'anno scorso eravamo più di 130 persone e diventa anche impegnativo. Voglio solo specificare che devo ringraziare l'associazione Garda Pro Bike, che è l'associazione di ciclismo, perché a tutti gli effetti ci serve un'associazione di ciclismo che ci ha dato la piena disponibilità per organizzare questa gara, e l'Istituto dei Padri Irrogazionisti tramite Alessandra Pianalto, che ci ospitano all'interno e organizzano con i volontari, che c'è molto volontariato, Gianluigi lo può dire, intorno a questa gara, dove noi cerchiamo di mettere anche a suo agio qualsiasi ragazzo che viene da qualsiasi punto d'Italia e trovi anche un'ospitalità ad Desenzano, trovi un clima familiare. Ecco, ci auguriamo anche una bella giornata, ci auguriamo. Giancarlo, abbiamo veramente un minuto, volevi ricordare anche un'altra iniziativa che invece è molto prima, che è il 28 aprile. Sì, il 28 aprile sempre a Desenzano, questa è riservata solo a persone disabili. C'è la Proloco di Desenzano, mi sta aiutando in questa iniziativa. Noi da poco è nato una piccola ruota elettrica che si applica alla nostra carrozzina e che ci permette di muoversi in libertà e in autonomia. Io ho pensato, la Proloco mi ha appoggiato in questa iniziativa, di far conoscere Desenzano ad un gruppo di persone, purtroppo ristretto, non potremo essere più di 30 persone. Gireremo per Desenzano la mattina e conosceremo tramite le guide turistiche Desenzano, perché non tutti saranno del luogo ma verranno da tutto il nord Italia. Poi andiamo al ristorante e poi prendiamo il battello, andiamo anche a vederci Sirmione e il pomeriggio rientriamo. Questa è una giornata non agonistica, ma è una giornata per stare con la gente, insieme alla gente e gli amici che ci sosterranno. 28 aprile, allora tutte le informazioni anche su Facebook ovviamente, esatto. Per quanto riguarda il 14° meeting del Garda con la Garda and Bike. Esatto, Garda and Bike su Facebook, seguiteci che pubblicheremo tutto. Dobbiamo chiudere, un esempio. Dobbiamo chiudere con questa, eccolo qui, l'orsetto meta che abbiamo recuperato da una foto presa dai vostri social. Con e per quanto riguarda appunto i social, vi ricordo anche i social dei Pazzi di Rugby, così rimanete in contatto poi tutta la settimana con tutte Elena le varie. Con Elena Tomasoni, che è lei che gestisce. Esatto, con Elena che gestisce i social e vi mette al corrente tutti di tutte le Perfetto. Iniziative. Allora, grazie per essere stati con noi, grazie a voi. Grazie mille. Grazie Giancarlo, grazie Stefano, grazie a voi. Gianluigi, Paolo, grazie a voi che ci avete seguito. Torniamo la prossima settimana come di consueto. A tutti buona serata, grazie. Ciao. Grazie, ciao.